Dario, hai già firmato per il consumo critico? Sì, ho firmato perché ho visto le persone che invitavano a firmare la gente, poi non ho capito molto bene cos'è questo consumo critico, però mi fido molto delle persone che sono venute a trovare qua in piazza, c'è Provenzano, c'è Billeci, quindi penso che siano delle persone che non mi fanno firmare delle cose inutili, ma so che per loro la mia firma è importante, quindi gliel'ho messa. Mi spieghi cos'è questo consumo? Quindi non hai consapevolezza ancora? No, consumo critico significa che uno è criticato quando consuma, no? E siccome per ora possiamo consumare picche e niente, picchi piccolo non ce n'è, quindi non penso che sarà una cosa proprio di importante da far uscire fuori, no? Se tu ti giri, guardi il cartellone e lo slogan lo capisci da solo. Firmare il manifesto del consumo critico è un impegno a sostenere anche con gli acquisti i commercianti che hanno avuto la forza di dire no. Ah, ho capito, mi sa tu la lamparina. Quindi noi firmiamo un documento dove sosteniamo questi commercianti che non pagano un merletto. Perfetto. Benissimo. No, aspetta, merletto era? O il pizzo. Vabbè, pizzo, merletto, sempre da sempre. Quindi noi così ci impegniamo ad andare ad acquistare, quando avevamo piccioli, perché per la picciola non ce n'è, ad andare ad acquistare e poi ci date un elenco, dici questi commercianti non pagano il pizzo. Minchia, ma se ne angaglia uno che pagò il pizzo, però io te giuro che ci scango l'ossa e non ci accatto più niente. Non ci accatto più niente, dobbiamo accattare solo quelli che non pagano il pizzo. Minchia, tutti quelli che facevano pizza e merletti, ora che fecero? Un campano chiù, un campano chiù. Noi diciamo addio pizzo!